Ciao ragazzi, allora, a parte lo sfogo rosso che mi è venuto qua, non so bene perché, ma non importa. Vi scrivo, sono appena, cioè vi scrivo, vi parlo, sono appena tornato a casa da una giornata abbastanza intensa in cui prima sono andato a provare la EOS R perché c'era l'evento della Canon Capture the Future, in cui vabbè, davano un simpatico anche cappellino rosso della Canon, ma non so se lo userò mai perché il cappellino rosso, tra l'altro vedete che bei capelli che ho, sono assolutamente da tagliare al più presto. Comunque, detto ciò, scherzi a parte, ho provato la EOS R e vi do le mie prime impressioni. Dietro vedete sul monitor una delle foto che ho fatto alle modelle che c'erano lì e dopo magari metto sulla foto con il dettaglio ottenuto, è qualcosa di spettacolare. Allora, io ho provato la EOS R la EOS R con il 50 mm f2, quello nuovo con l'attacco RF. Scusate, poca voce. E, allora, devo dire che senza cominciare a litigare su EOS R rispetto a Sony Alpha 7 3, lì, come che si chiama, meglio una, meglio l'altra, non voglio entrare in questa diatriba perché, per carità, c'è chi dice da una parte, chi dice dall'altra. A me il mondo Canon sinceramente piace, è un mondo che mi dà sicurezza. Sony, non lo so, può essere che sicuramente va benissimo, i risultati che vedo dalle altre persone vanno benissimo, però non voglio entrare nella diatriba, non voglio entrare nel confronto, d'accordo? Voglio unicamente farvi sapere i miei pensieri su questa EOS R che, ops, così tiriamo su, ok? Su questa EOS R che ho provato. E allora, devo dire che mi è piaciuta tantissimo, nel senso che io, come sapete, arrivo da una 6D in cui la messa a fuoco è quella che è, però diciamo che sul punto centrale funziona molto bene la messa a fuoco, non c'è niente da dire. Questo chiaramente il vantaggio di una mirrorless è che questo punto di messa a fuoco poterlo spostare per praticamente tutto il frame. Ho visto che praticamente sull'orizzontale si muove al 90% del frame, rimangono due piccole fascette di lato non coperte, mentre invece in verticale lo copre praticamente tutto. Quindi avere un punto di messa a fuoco che lo posso sparare lì in alto è qualcosa di eccezionale. Io non sono abituato alla mia 6D che li ha tutti al centro e per carità ho anche provato delle reflex ben più pesanti, che roba tipo uno Dio, cosa che ne hanno tanti per carità, ma sono sempre tutti al centro. Un po' più larghi della 6D, però comunque punti distribuiti abbastanza centralmente. Mentre invece la mirrorless, effettivamente poter tirare fuori il punto di messa a fuoco in qualsiasi punto, è molto diverso per quanto mi riguarda. A quel punto ho provato a mettere a fuoco tutte le foto che ho fatto, le ho fatte tutte a F1 e 2, perché ho detto se devo vedere se mette veramente a fuoco bene, lo faccio con una lente di quelle pesanti, quelle che se canni la messa a fuoco è finita. La classica lente F1 e 2, in cui se non metto a fuoco bene l'occhio, mi mette a fuoco la punta del naso, cosa che mi succede spessissimo con la 6D. E devo dire che cacchio, si è comportata benissimo, nel senso, probabilmente anche tutte le altre mirrorless lo fanno, però questa qua si è comportata veramente benissimo. Lo scatto che ho dietro è uno dei tanti che ho fatto, così tutti F1 e 2. Devo solo capire come spostare il punto di messa a fuoco. Poi mi sono ricordato che avevo letto che potevo farlo usando il dito sullo schermo mentre sta inquadrando, perché all'inizio mi muovevo con le freccette e dicevo, ma cacchio, ma è lentissimo. Poi in realtà muovendo con il dito sullo schermo è una roba, è rapidissimo. È spettacolare. E niente, dicevo, praticamente, no, vi rilascio alla vista delle modelle, che forse è anche un po' meglio dello sfondo del mio PC, del mio Mac. Ok, così vedete che sto usando questa bellissima gimbal. Poi vi farò la recensione, ma prima voglio usare le modalità particolari, ma ne parliamo un'altra volta. Detto ciò, mi è piaciuta un sacco la messa a fuoco che appunto puoi mettere dappertutto, è estremamente rapida e precisa e c'era un coso particolare all'interno di tutta questa roba qua, di tutto lo stand così, c'era una specie di scatola, ok? Immaginatevi una scatola, delle astine, ok? Immaginatevi delle astine che fanno un box lungo tipo 1 metro, alto boh, mezzo metro e largo mezzo metro, all'incirca, ok? Tutto coperto da un telo nero, a parte un buco praticato nella parte davanti in cui era infilata una EOS R col 50 mm. Allora, lì dentro c'era talmente poca
talmente poca luce che effettivamente mettere a fuoco era estremamente complesso. C'erano tre oggetti a distanze diverse, tipo uno a 30 centimetri, uno a mezzo metro, uno in fondo, d'accordo? Tra l'altro quello in fondo sono stati, cioè, ha messo un oggetto che non dico che non avesse colore, ma era un affare bianco, bianco e nero, che non è che fosse secondo me facile facile da mettere a fuoco. Comunque, andavate lì. Parametri tipo ISO 25600, qual è quel valore lì? L'ISO 25000 per intenderci, che sono quelle cose che per carità la foto viene sgranatissima, tutto quello che volete, però ISO 25000 F1 e 2, ok? Stiamo parlando di F1 e 2, ISO 25000, capite quanta poca luce c'era? E cacchio, la messa a fuoco era immediata, cioè tac, tac, sceglievo l'oggetto, tac, 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 vuh, 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 a fuoco immediato. Io posso solo pensare una reflex normale a mettere a fuoco con così poca luce, mi vedo già l'obiettivo che va avanti e indietro, non ce la fa mai, a meno che non sia il punto centrale, magari che quello è più reattivo, eccetera. Però sempre che dovete mettere a fuoco col centrale, poi reinquadrare, eccetera. Quindi quella cosa lì mi ha stupito, del resto, il resto bene o male me lo aspettavo, d'accordo? Ero abbastanza abituato al resto. Quella cosa lì, quella è stata veramente una cosa che mi ha stupito, d'accordo? Mi ha stupito proprio tanto, perché mettere a fuoco con così poca luce, con questa semplicità, cioè, ma era immediata, veramente, pa! Beccava subito l'oggetto, messa a fuoco F1 e 2, perfetta. Cioè, è impossibile, e invece è così. Quindi, per quanto riguarda messa a fuoco, probabilmente lo fanno anche tutte le altre mirrorless, io non sono abituato, d'accordo? Va benissimo, non mi importa. Mi ha soddisfatto tantissimo, d'accordo? Ho anche provato, grazie a un ragazzo che c'era lì, che faceva anche vedere più o meno cioè ti spiegava un po' le capacità a livello video, che è un'altra cosa che mi interessa tantissimo, perché voglio un po' lanciarmi nel video anche, non solo nella fotografia, mi piacerebbe imparare anche un po' a fare i video, sono delle cose interessanti. E parlandomi, questo ragazzo mi ha fatto vedere anche come attivare il Canon Log, che sarebbe diciamo, come dare i colori, eccetera. E effettivamente con il Canon Log i colori sono bellissimi. Io non so bene come siano con gli altri marchi, però devo dire che i colori, nel momento in cui applicavo il Canon Log, erano veramente belli. L'incarnato, cioè i colori, quelli dell'incarnato rosso, rosa, eccetera, erano veramente belli. Quindi, da quel punto di vista anche mi ha soddisfatto. Il corpo macchina è un po' piccolo, effettivamente. All'inizio, cioè, si fa un po' fatica a capire come impostarlo, anche perché giustamente, cioè, loro ti danno una EOS R, ti dicono hai un quarto d'ora per usarla. E tu hai questa macchina fotografica, per usarla devi impararla in un quarto d'ora, è un casino. Quindi, per carità, ti ci applichi, però quello che esce, parliamoci chiaro. E quindi ho cercato di capire come impostare quantomeno il punto di messa a fuoco singolo, oppure l'eye detection, che tra l'altro, di nuovo l'ho provato, mi è sembrato funzionasse molto bene. Per carità, dicono che il Sony è una spanna avanti, ci credo, benissimo, va benissimo. Però comunque mi ha soddisfatto. A quel punto ho fatto un po' di foto a Stefania, fatto un po' di foto. Stefania ha provato a fare delle foto a me, e in più dopo a un certo punto è iniziata una sessione con le due modelle che vedete qua dietro, bellissime ragazze, da dire. E anche lì tutte le foto F1 e 2, dopo magari vi metto su anche un campione di una delle foto che ho fatto, pazzesco, cioè tutte le foto F1 e 2, tutte con la messa a fuoco sull'occhio perfetta. Io con l'F1.2 sono talmente abituato che me ne esce una su 5, 6, 7 decente, che averle tutte praticamente a fuoco, quelle che cannavo è perché non avevo ancora capito bene come mettere il sistema di messa a fuoco, ma adesso che poi nel momento in cui l'ho capito funzionavano bene, proprio bene, quindi tutte così. Poi il dettaglio quello che è, c'è cioè il classico RAW, niente di spettacolare, cioè niente di spettacolarmente diverso, d'accordo? Corpo macchina, dicevo, un po' piccolo da capire un po' come funziona, ma quello su tutte, cioè se uno arriva da un corpo macchina fatto diverso, ci mette un po' a capirlo. Certo che se ti danno un quarto d'ora è un po' dura, però insomma ce l'abbiamo fatta. E niente, sono molto molto soddisfatto. E è una scelta sulla quale penserò per il futuro, probabilmente l'anno prossimo, perché la capacità di poter fare delle foto F1 e 2 senza tanti problemi
Ecco. E inoltre il poter mettere a fuoco con questa semplicità anche nei video, perché vedete le mie riprese, a parte questa che è fatta col cellulare, fa anche schifo, però non importa. Le riprese che faccio nei miei video, avete visto, sono estremamente statiche, se non posso muovermi più di tanto, perché poi, essendo ancora col sistema vecchio, senza il double, com'è che si chiama? Adesso non mi ricordo, non mi viene in mente. Cosa? Comunque, double shift, double, è un sistema di messa a fuoco, per carità, che permette di mettere a fuoco molto molto rapidamente. E, diciamo che nei miei video avere la possibilità di muovermi facendo con la messa a fuoco che sia morbida, mentre invece attualmente la mia va a scattoni se cambio la messa a fuoco, quindi io la tengo sempre fissa per essere tranquillo. Diciamo che questo potrebbe essere un bel di più anche per i miei video del futuro. Quindi ci sto pensando, valuterò anche la Sony, per carità, anche se a me rimanere in ambito Canon mi ispira un po' di più, perché per tutta una serie di vantaggi che poi hai, senza dover devi usare l'adattatore con le lenti vecchie, per carità, però non è l'adattatore quello che poi non sai come funziona in futuro, nel momento in cui ci sono degli aggiornamenti, non lo so. Mi ispira più tranquillità rimanere in Canon, ok? Mettiamola così. E per quelli che mi dicono è nata già vecchia, non ha il secondo slot per la memory card, non ha l'eye detection con la cosa lì, con la messa a fuoco continua, non ha, va bene, sono tutti i limiti che valuterò l'anno prossimo. Io vi do le mie impressioni proprio a caldissimo, sono appena appena tornato. Mi è piaciuta, l'ho trovata estremamente reattiva. I file a vedere così, sia ISO, ne ho fatte alcune ISO 1006 che ve li faccio vedere, magari, no, facciamo così. Come vedete ne ho fatte un po', no? C'erano quelle foto di queste Stefania, che ormai conoscete, cioè questi file sono fatti a ISO 1006, anche lei, vedete, lei ha fotografato me, cioè, e Stefania che... Parliamoci chiaro, lei per quanto mi segua, per quanto si applichi, eccetera, non è una fotografa, ha seguito tantissime cose, però giustamente non usa la macchina fotografica così spesso, quindi fa un po' più di fatica. Cioè, ragazzi, questa foto qua lei me l'ha fatta, non so se questa o un'altra, cosa devo fare, comunque me l'ha fatta F1.2 sull'occhio, mi ha messo a fuoco perfettamente. Lei mi ha fatto una foto a F1.2 perfettamente a fuoco sull'occhio. Ok, è tanta roba, è tanta tanta roba. E aiuterebbe a portare a casa molti risultati in più, una cosa del genere, perché vuol dire proprio che non ne canni una. E basta. Quindi vi faccio poi vedere magari qualche file di quelli che ho scattato con le simpatiche modelline qua, che è molto molto carine. Tra l'altro, cioè, non sapevano cosa fare perché avevano davanti schiere di fotografi, ognuno che faceva il suo scatto così. E basta. Ho parlato fin troppo, erano sulle mie reazioni così a caldo. Mi è piaciuta, basta. La valuterò per l'anno prossimo, eventualmente, a meno che non esca qualcosa di più interessante, a meno che quello, a meno che quell'altro. Poi bisogna anche sempre valutare il fattore economico, al momento costa molto. Vediamo l'anno prossimo se discende un po', quanto scende di prezzo, una roba del genere. E a quel punto valuterò effettivamente se comprarla, se è uscito di meglio o se prenderla Sony. Tanto ho fior fior di amici che ce l'hanno, che mi seguono e che possono tranquillamente prestarmela, tra, non lo so, mi viene un nome a caso, Alessandro, così. E vedere, insomma, se fare un confronto. L'unica cosa è che fare un confronto è un po' difficile, perché questa l'ho provata per un quarto d'ora, magari poi la Sony la puoi provare per più tempo perché hai l'amico che te la presta per ore, mentre invece trovare uno che abbia una EOS R da prestarti per un po' di più è dura. Però vedremo, vedremo in futuro. Al momento sono molto molto soddisfatto di come è uscita, e queste sono le mie reazioni a caldo. Se avete domande, se avete dubbi, o, cioè non dubbi, se volete sapere qualcos'altro che non mi è venuto in mente di dirvi in questo video, basta che me lo chiedete, rispondo molto volentieri, d'accordo? E con questo ci salutiamo, e presto pubblicherò una serie di video, uno sull'album di matrimonio, del viaggio di matrimonio che ho fatto. Poi dovrei, se tutto va bene, incrociate le dita, il prossimo weekend dovrei fare un set fotografico particolarmente interessante, se il tempo è buono, e lì ci sarà da divertirsi, sia a livello fotografico che poi di Photoshop, e voglio argomentare tutto il fatto, voglio proprio fare tutto, quindi...
incrociate le dita anche voi che il prossimo weekend faccia bello, così da avere un bel set fotografico nuovo e alimentare di nuovo un po' la voglia di far foto con il flash anche per voi. Detto ciò, vi saluto e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!